Rientriamo in studio dopo la pausa pubblicitaria a Borgo Taro per parlare delle tante iniziative e idee in programma per la prossima primavera estate per quanto riguarda la Biblioteca Manara. La Biblioteca Manara di Borgo Taro sta per così dire osservando una pausa invernale. È infatti stata momentaneamente sospesa l'organizzazione di eventi, pur rimanendo sempre attiva la funzione del prestito libri. Per le altre iniziative è comunque in programma un calendario piuttosto intenso per la primavera e l'estate prossime. Dopo la parentesi natalizia, che è stata decisamente affollata di eventi fra presentazioni, incontri e letture per i bambini, l'Istituto Manara in questo periodo si ferma, ma solo dal punto di vista esterno, perché in realtà c'è un grande lavoro in questo periodo di programmazione degli eventi e alcune iniziative sono già partite, fra cui i corsi di inglese e francese sia per adulti che per bambini, che ospitiamo come sempre qui nei locali della biblioteca al primo e secondo piano. Tra le iniziative in programma per il prossimo anno, sicuramente una conferma della rassegna di presentazioni Leggere per incontri con l'autore, che quest'anno vedrà un numero probabilmente più ristretto, visto l'enorme numero dell'anno scorso di presentazioni, e mirato ad autori anche più famosi, ma per il momento non posso dare indiscrezioni in merito perché non abbiamo giustamente la certezza. Possiamo dire che la prima presentazione, quindi, comincerà di nuovo il ciclo Leggere per dal 29 di marzo, e questo sicuramente già è una data da insegnarsi. Per quanto riguarda le iniziative per i bambini, continuiamo con il progetto Nati per Leggere. Abbiamo in programma di fare letture durante le sessioni vaccinali all'ambulatorio pediatrico di comunità dell'ospedale e di iniziare a instaurare un rapporto con i bimbi molto piccoli e con i genitori sin avera, con degli appuntamenti settimanali di lettura in biblioteca, ma anche questo è tutto da definirsi, però sicuramente si farà. Per quanto riguarda le novità, diciamo che ci sono diverse cose in cantiere, non posso essere precisissima, ma sicuramente possiamo parlare di un concorso letterario che sarà la grande novità di quest'estate, legato sia alle attività dell'Istituto Manara che dell'amministrazione comunale. Si è recentemente costituito un comitato e quindi avremo questa novità estiva con il premio La Quara, ma non posso dire altro, già il nome vi ho detto molto e può darvi sicuramente qualche indicazione in più. Invece sicuramente ci saranno delle conferme per le attività estive che da anni hanno molto successo, come le letture sotto i portici, gli incontri di presentazione pomeridiani di vario genere culturali e tutte le attività per i bambini che verranno sicuramente riconfermate, fra cui anche ovviamente abbiamo il mercatino del libro e altre iniziative di questo genere. Grazie anche alla cospicua donazione effettuata alcune settimane fa dal maestro Giorgio Gaslini, la Biblioteca Manara attiverà da quest'anno anche una sezione musicale, inserendo nel proprio programma dei pomeriggi d'ascolto. Raccogliendo appunto un invito che era emerso in quella giornata quando il maestro Gaslini fece dono di questo patrimonio musicale, abbiamo deciso il Consiglio di Amministrazione che a partire dal primo venerdì di marzo e per ogni venerdì di ogni settimana, dalle 18 alle 19, si ascolterà musica in biblioteca. Quindi se io sarò sempre presente, se ci sarà qualche persona interessata potrà chiedermi musica di ogni genere, dalla musica sinfonica alla musica operistica e alla musica jazz naturalmente, e se non ci sarà nessuno la musica andrà perché io ascolterò senz'altro uno dei numerosi dischi di cui ci ha fatto dono il maestro, e colgo questa occasione ancora una volta per ringraziarlo per la sua estrema sensibilità nei nostri confronti. È molto attivo in questo periodo il Circolo Culturale L'Albero di Albareto perché ha due corsi attivi. Il primo è il corso di pasticceria in 4 lezioni, la cui seconda lezione si terrà domani a partire dalle ore 20 e fino alle ore 23 presso l'oratorio di Albareto. Si parlerà di pasta sfoglia, ventagli, sfoglie con le mele, cannoncini e conchiglie. Altri due appuntamenti previsti per il 16 febbraio con dolce al cucchiaio e 23 febbraio ultima lezione con la creazione di un dolce di Albareto con 4 tipi di salse.
E invece in tre lezioni si sviluppa il corso di panificazione che è iniziato lo scorso martedì e proseguirà con la seconda lezione lunedì 10 presso il sempre nell'oratorio di Albareto, sempre dalle 20 alle 23. Seconda lezione che verterà sulla focaccia genovese e i grissini e poi lunedì 17 ultima lezione con pizza e focaccia di Recco. Ed eccoci alla pagina dedicata allo sport, iniziamo con il calcio, punto di domanda per ovviamente i campionati di casa nostra, decideranno gli arbitri infatti se far disputare gli incontri o meno. Saranno gli arbitri a decidere caso per caso, in base alle condizioni dei campi di gioco, se far disputare o meno domani le partite in calendario nei campionati dilettantistici regionali e provinciali. Le previsioni meteorologiche purtroppo non promettono niente di buono e per parecchi incontri il rinvio è altamente probabile. Tuttavia, tempo permettendo, nel campionato di promozione la Valtarese, che non ha ancora perso le speranze di agganciare perlomeno la zona play-out, dovrebbe affrontare in trasferta il Brescello e i ragazzi di Mister Bozia dovranno mettercela tutta per portare a casa almeno un pareggio. Nel girone A della prima categoria, il Bardi, partito malissimo ad inizio campionato, è ormai quasi riuscito ad agguantare la zona play-out. Naturalmente, se domani riuscirà a fare punti nella partita che lo vedrà opposto anch'egli in trasferta al Villanova d'Arda. Nel girone B della prima categoria, il Solignano ospiterà il Puianello, diretta avversaria nella lotta per evitare i play-out. Con il fattore campo a favore, per i ragazzi di Setti si tratterà di un'ottima occasione per consolidare una posizione di relativa tranquillità in classifica. Per il Fornovo invece evitare i play-out è diventato quasi impossibile, ma un'eventuale vittoria o anche un pareggio nella partita interna con il Real Valbaganza potrebbe servire ad allontanare ulteriormente lo spettro della retrocessione diretta. In seconda categoria il Compiano non può assolutamente sprecare l'occasione offerta dall'incontro casalingo con il fanalino di coda Vico Fertile. La conquista dei tre punti è un imperativo per i ragazzi di Galimberti se vogliono portarsi in zone di classifica più tranquille. Una necessità che vale anche per il Valgotra, che però domani dovrebbe affrontare in trasferta il forte Lemignano. I ragazzi di Maggi dovranno quindi impegnarsi al massimo per ribaltare un pronostico sfavorevole. Borgotaro e Folgore Fornovo, che invece la tranquillità in classifica l'hanno ormai consolidata, affronteranno rispettivamente il Ghiare di Corniglio e il Felegara, entrambe tra le mura amiche. Due partite da giocare sulla carta alla pari, visto che in ambedue i casi si tratta di uno scontro tra formazioni di uguale potenzialità. A favore delle formazioni valtaresi vi è però il fattore campo, che molte volte influisce in modo determinante. Infine, in terza categoria, la Dinamo Solignano dovrà vedersela in casa con il San Leo, che ha ambizioni di promozione e pertanto non regalerà nulla, mentre la Varanese giocherà in trasferta contro la Virtus Sorbolo. E per il basket, dopo la bella prestazione dei Diavoli Rossi che hanno vinto in quel di Parma, domani pomeriggio il Magic Parma arriva al Palaraschi ad affrontare la Roby Profumi. È iniziato nel migliore dei modi il fine settimana per le formazioni seniores della Valtarese Basket. I ragazzi della promozione maschile guidati dal coach Allodi si sono infatti imposti in trasferta sui Readers Parma con il punteggio di 72-60. Una vittoria importante poiché colta lontano dal Palaraschi contro una diretta rivale per la salvezza. Con questi due punti i Diavoli Rossi raggiungono quota 10 in classifica, posizionandosi proprio nella parte centrale della graduatoria. Importante il contributo di tutti i ragazzi scesi in campo, ma è da segnalare l'ottima prestazione di Querzola, autore di 31 punti. Fondamentale impegno per le ragazze della Roby Profumi domani alle 18 al Palaraschi, dove saranno impegnate nel derby contro la Magic Parma. Una partita dove le beniamine valtaresi proveranno a riscattare la sconfitta patita nella gara di andata, dove per lunghi tratti erano riusciti a tenere testa le più quotate avversarie. Di contro le Ducali saliranno a Borgotaro decise a strappare i due punti anche grazie al neoacquisto Tringale, che già nelle prime due gare con la nuova casacca ha lasciato intravedere importanti movimenti.
movimenti vicino al canestro. Per le bianco-blu del coach della Pina la sfida appare davvero difficile, anche perché sarà affrontata senza le infortunate Camise e Bardini. Mabini e compagni proveranno a fare l'impossibile per conquistare un successo che sarebbe davvero meritato, visto il cammino fin qui tenuto dalle ragazze. Impegno casalingo anche per le ragazze di Fabio Perazzi, impegnate in Serie C. Le borgotaresi scenderanno in campo lunedì sera alle 21 contro la terza forza del campionato, ovvero le reggiane del Quattro Castella. Per le giovani bianco-blu la prova appare difficile, ma in questa stagione le ragazze della Valtarese hanno davvero stupito per la grinta e la determinazione messe in campo. Ultimi a scendere sul parquet saranno i vecchi leoni della prima divisione, che da primi della classe affronteranno giovedì sera al Pallaraschi alle ore 21 il Noceto. Il meteo per domani, domenica 9 febbraio. Avremo al mattino irregolarmente nuvoloso con residue precipitazioni in rapido esaurimento. Al pomeriggio condizioni di cielo poco nuvoloso con ampie zone di sereno su tutta la regione. Le temperature minime sono in lieve risalita tra 4 e 5 gradi, le massime stazionarie tra 8 e 10 gradi, valori comunque sempre al di sopra della media del periodo. I venti infine saranno deboli. Ed è tutto per l'informazione di oggi. Grazie come sempre per l'ascolto. Vi auguro un buon fine settimana e il TG torna lunedì sera. Arrivederci.